Ma perché la colonizzazione di Marte è così più importante di quella della Luna? E pensare che è tanto più difficile è perché la Luna ha il vantaggio di essere così vicina a noi. Cioè, con la Luna, intanto ci arriviamo in 3 giorni, nel peggiore dei casi. E quindi, anche se volessimo fare un'attività sulla Luna, ci arriviamo, ci stiamo qualche giorno. E poi torniamo indietro. Quindi accedere alla Luna è facile. Marte è complicato proprio per ragioni astronomiche. Perché la missione su Marte è una missione lunga. Lunga vuol dire che noi, per poter ritrovare l'allineamento Sole-Terra-Marte, quello con cui siamo partiti, quello che noi adoperiamo quando Marte sarà molto più vicino a noi e quindi con la minima distanza, ecco, questo vuol dire impiegare 2 anni. Quindi la missione su Marte è una missione complicata, non c'è niente da fare. Allora, noi vogliamo arrivare su Marte, questo è l'obiettivo. Uno si domanda, ma come? Appunto, la Luna è così vicina, restiamoci sulla Luna, da lì partiamo per le missioni spaziali, perché mai dobbiamo muoverci e fare tanta fatica? Per questa ragione, perché Marte è l'unico pianeta dove noi un domani potremmo trasferirci. E Marte ha il fascino di essere non troppo lontano, ma ancora simile alla Terra, perché è un pianeta roccioso e tutti gli altri invece sono pianeti gassosi, con temperature infernali, e quindi o andiamo su Marte o non andiamo da nessuna parte. Allora, perché andare su Marte e non sulla Luna? Un domani lontano, il nostro sistema solare scomparirà, cioè il nostro Sole scomparirà. 4 miliardi e mezzo di anni è nato, 4 miliardi e mezzo di anni ancora prima di finire. A questo punto il Sole, che è una nana gialla, diventerà una gigante rossa e a questo punto saremo in condizioni impossibili per la vita. Ecco, succedesse qualche cosa di terribile, una catastrofe, Marte ci può aspettare. Chiaro che su Marte la vita non è facile perché le condizioni di temperatura, di pressione e di gravità non sono quelle della Terra, ma ci si adatta e potremo costruire degli avamposti tipicamente in caverne per poter cominciare a creare un avamposto per la vita e poi continuare a viverci sopra. Quando? Io butto lì una data, il primo equipaggio nel 2037 e se anche io non ci sarò assolutamente perché 2037 è lontano, io sarò direttamente su Marte ad aiutare quelli che vorranno arrivarci sopra.